Buonasera a tutti e benvenuti a questo che è il terzo appuntamento del secondo ciclo Ambiente Oggi e Domani, che è un ciclo di incontri culturali sostenuto dagli assessorati alla cultura e all'ambiente del comune di Castel San Pietro Terme, che intende aumentare la consapevolezza attorno al surriscaldamento globale, che è la principale emergenza del nostro tempo. E l'amministrazione comunale ha lavorato per realizzare questa serie di incontri in collaborazione con Libreria Atlantide, qui questa sera ringrazio perché già ho ospitato un incontro e ospiterà anche l'incontro del 26 novembre prossimo. E poi ci sono anche le biblioteche che hanno collaborato con una serie di proposte rivolte agli scolari, agli studenti del nostro territorio e anche ai formatori, agli educatori e ai docenti. Sono iniziative di comunicazione ambientale. In più avremo anche una mostra che verrà inaugurata sabato, vi do anche un po' di avvisi, sabato alle 18 in sala espositiva in via Matteotti, si chiama Un pianeta vulnerabile e sono storie di adattamento al cambiamento climatico di alcuni popoli della Terra, quindi vi invito tutti quanti a essere presenti anche in quell'occasione e comunque continuare a informarvi sulle iniziative di questo ciclo e sugli altri eventi culturali dell'amministrazione comunale attraverso le nostre pagine sul sito internet, sui social e anche sulla stampa locale. Faccio un breve excursus, vado un attimo fuori dal ciclo e poi ci ritorno subito visto che vedo un amico che giustamente mi sollecita da farlo. Abbiamo anche un'iniziativa su... stiamo per riaprire i teatri, il 19 novembre riapriremo finalmente il Teatro Casso, quindi riparte la stagione del buon umore con una stagione di prosa e comico e avremo anche tanti spettacoli per i bimbi a partire dal 5 dicembre. Ma volevo dire qui questa sera che avremo anche uno spettacolo il 27 novembre sulla figura di Adriano Olivetti, In me non c'è che futuro, con una compagnia di Reggio Emilia che avremo il piacere di ospitare quella sera. Era un po' che volevamo mettere e portare a teatro anche questo tipo di proposte, ce l'abbiamo fatta, un'iniziativa anche quella in grosso gratuito, quindi vi invito il 27 novembre a segnarlo in calendario. Tornando invece sul nostro ciclo Ambiente, questa sera abbiamo il piacere, l'onore di avere come nostra ospite la professoressa Nadia Pinardi, che è oceanografa ed esperta anche di cambiamento climatico, e terrà una chiacchierata, stimolata diciamo così dalle domande del nostro sindaco Fausto Tinti, che è professore quindi sul tema di oceani, di zoologia marina e quindi è impegnato sul tema come docente universitario e anche come sindaco, perché comunque questa nostra iniziativa non mira solamente aumentare la consapevolezza facendo delle proposte di tipo culturale, ma intende anche portare avanti delle proposte e delle buone pratiche da condividere assieme, come amministrazione comunale facciamo la nostra parte, e poi ci sono anche proposte che vengono dai cittadini o buone pratiche che ciascuno di noi nel quotidiano può mettere in atto. E poi abbiamo con noi anche Sara Gergi, che è una ragazza molto attiva sul territorio, sia con Radio Immaginare sia con la Commissione Giovani, perché questa iniziativa del ciclo Ambiente Oggi e Domani incrocia anche l'attività della Commissione Giovani, che è appena partita con questo nuovo mandato e che ci chiede di essere operativi sul tema anche dell'ambiente. C'è anche Riccardo Barbieri, che ringrazio, che farà le riprese questa sera, anche lui è il tutor della Commissione Giovani, perché è già la seconda esperienza in questa particolare commissione. E insomma, Sara ha già condotto un'intervista alla professoressa, che è uscita sul sabato sera di questa settimana, ed è qui anche lei magari per porre qualche domanda, stimolare un po' la discussione su quello che è il tema di questa sera, il cambiamento climatico e la società del futuro. Io vi ringrazio, grazie ai nostri relatori, qui ora lascio la parola. Buona serata. Inizio io, come introduco Nadia, che abbiamo abbastanza vicina, abbastanza, credo, due o tre stanze nello stesso corridoio, a Ravenna, al Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali. Lei in realtà ha anche un grossissimo centro in cui si dirige, che è il Centro Europeo, Euromediterraneo per il Clima, una cosa di questo tipo. No, poi, non poi lo dici... dico, è il prossimo che arriverà. È il prossimo, quello su Navarra. Navarra, ok, che lo dirige. Comunque, fondamentalmente, come diciamo, colleghi, amici, da ormai ci frequentiamo e ci vediamo
c'è anche Laurita, che però adesso lei è già andata in pensione, quindi eravamo tutti i primi fondatori del Polo delle Scienze Ambientali a Ravenna, insomma, da questo punto di vista. Nadia, cosa dire? Vi dico due elementi. Uno l'ha già detto Fabrizio, è un oceanografo, ha preso il PhD ad Harvard negli Stati Uniti, quindi è una delle massime autorità, eccellenze nel campo dell'oceanografia. E nel campo, l'altro è professoressa di oceanografia, ma l'altro elemento, lei usa i cosiddetti big data, ma ormai li usa da 20 anni ormai, sì. Sì, quindi questo tema dei big data, che è un po' anche questo emblema della società del futuro, l'intelligenza artificiale, le modellizzazioni, quindi avere la capacità di poter, attraverso dei modelli, no, che lei fa nel super computer, la dico proprio per tutti noi cittadini di questo San Pietro, riesce a fare delle previsioni, riesce a modellizzare, capire, usando anche dei dati storici, no? Soprattutto storici, o comunque che sono disponibili nei database mondiali, riesce a dirci come sarà il nostro pianeta nel futuro, no? Soprattutto il mare. E ecco, arrivavo lì. Perché dico il pianeta e non il mare? Lei è un oceanografo, quindi noi lavoriamo sulla parte marina. Ma forse noi qua, questo è San Pietro, ti dico che è la città più bella che abbiamo al mondo, c'è una sola cosa che manca a questo San Pietro, che è il mare. Il mare è qualcosa di assolutamente vitale per la terraferma, tutti sono intimamente connessi, noi siamo da biologi marini, noi biologi marini abbiamo dei miti, una di queste è Silvia Erler, non so se voi la conoscete, questa grande studiosa biologa marina, in cui dice che proprio usa questa immagine delle due mani, il mare e la vita del pianeta sono intimamente connessi, perché come vi spiegherà Nadia, è il mare, il grande, come posso dire, abbattitore di temperatura del pianeta. Tutta la CO2 che noi andiamo a produrre, lì principali, quella la riserva che sequestra prevalentemente la CO2 è proprio il mare, con tutti i suoi ecosistemi, con tutto il suo ecosistema. Quindi sono fortemente connessi la vita sul pianeta e la vita del mare, e la salute del mare. Quindi è bene che noi capiamo che da lì passa un crocevia, che è quello dei, ovviamente di mitigare, di ridurre l'impatto climatico, l'impatto dei cambiamenti climatici, proprio per avere una società del futuro, una società che è basata sulla conoscenza, sui big data. Quindi questo è il lavoro che mi immagino. Poi Nadia, per noi giovani ricercatori, è sempre stato un mito, perché lei ha sempre viaggiato a dei livelli assolutamente planetari, cioè riconosciuta a livello mondiale, quindi fonte di ispirazione di tanti modelli anche locali dell'Adriatico, no? della circolazione dell'Adriatico, per capire come viaggiano i tonni, come capire come viaggiano le sogliole, e cose molto applicative, e lei ci ha aiutato moltissimo, davvero ha contribuito moltissimo. Io mi taccio perché credo che Nadia sia giusto che racconti la sua visione di questo cambiamento climatico e della società del futuro, poi andremo magari con delle domande, delle attive. Grazie mille Fausto. Devo dire che avendo qui anche Laurita, Fausto, mi sento veramente a casa, e come sempre ho sentito a Ravenna questa volontà di comprendere, che era la base della nostra attività, e comprendere l'ambiente, in particolare poi tutti noi tre lavoravamo nel mare, eravamo un grosso centro ed è ancora così, e lo sarà sempre di più nel futuro, perché stiamo cercando di portarci appunto verso il futuro. E quello ho pensato, che cosa avrei potuto dirvi stasera. Comunque c'è una grande storia dietro a questa del mare e del cambiamento climatico. Naturalmente tutti, penso, sappiate che è un'emergenza quella climatica, nel senso, come lo è stato il Covid, che ci ha insegnato che bisogna essere preparati. Non si può essere presi alla sprovvista, come noi siamo stati purtroppo presi dal Covid fino a un certo punto, pur reagendo bene, eccetera, ma la stessa cosa è il cambiamento climatico, per cui è importantissimo
proprio sapere che bisogna informarsi, capire e da parte nostra appunto cercare di mandare il messaggio. Uno dice, dovevamo arrivare, siamo arrivati un po' tardi, ma sapete, gli scienziati sono sempre dubbiosi e purtroppo in questo, fra i dubbi vari, siamo stati per più di 20 anni anche troppo dubbiosi, troppo sospettosi che le nostre ipotesi fossero, non fossero giuste, le nostre ipotesi di lavoro. E, alcuni l'hanno fatto apposta, perché sappiamo che nel campo della scienza non è detto che tutti siano delle brave persone, e altri invece hanno proprio cercato di capire se le ipotesi erano giuste. Purtroppo le ipotesi erano giuste. Voi sapete, quest'anno abbiamo avuto il premio Nobel per la prima volta nella fisica dato a un climatologo. È stato veramente un successo, cioè, diciamo, la persona viene da Princeton, è un giapponese, che per primo mise in piedi questo modello che aveva l'oceano e l'atmosfera attaccato, l'ha girato nei computer degli anni 60, che voglio dire erano piuttosto lenti come computer, però lui aveva idea, voleva fare l'esperimento di una terra con tanta CO2, tanta anidride carbonica in più, e facendolo scoprì che la temperatura della Terra poteva addirittura aumentare di 2 gradi. Al tempo sembrava una cosa impossibile, perché non aumentava la temperatura media di tutta la Terra di 2 gradi, vuol dire che ci sono dei posti che si aumenta anche 10 gradi. Altri posti si diminuisce naturalmente per avere questi 2 gradi. In verità lui aveva addirittura avuto un risultato con 5 gradi di aumento. Bene, lui ha lottato, pensate, dagli anni 60, da quando fece questa simulazione del clima della Terra, e adesso poi arrivo alla storia, lui ha cercato di difendere questa dagli attacchi, diciamo, di persone che erano incredule. Prima non credevano ai modelli nei computer, quindi dicevano, ma insomma bisognerebbe fare un esperimento, bisogna andare a catturare nell'atmosfera gli inquinanti, bisogna andare a vedere, fare le misure delle nubi, e così. E invece purtroppo aveva ragione. E ha preso tutto questo tempo perché anche la tecnologia non era pronta, cioè i nostri computer non erano ancora sufficientemente, i computer che ci permettono di avere, di veramente di vedere le ipotesi bene, arrivarono negli anni 80, 70, ecco, la fine degli anni 70, 70-80, quindi dagli anni, dal 63 all'inizio degli anni 80 fu un tentativo, tanti tentativi furono fatti, tutti andavano più o meno nella stessa direzione, però molti usavano ancora concetti riduzionistici della fisica, ovvero cercavano di spiegare un fenomeno così complesso come il riscaldamento globale con modelli semplici. Questi modelli davano informazioni non coerenti con quelle dei modelli numerici, e perché erano essenzialmente troppo semplici. Essenzialmente troppo semplici. Quindi vedete vedete perché siamo arrivati così tardi. Quindi la storia comincia con, come diceva esattamente Fausto, col fatto che dovevamo avere dei potenti computer dove mettere un sistema che rappresentava la Terra e sul quale poter fare gli esperimenti, porci le domande, perché non era possibile semplificare questo particolare problema. Molte volte si può semplificare il problema, ma questo particolare problema, dove ci sono i feedback,
le retroazioni tra le nubi e la temperatura della superficie, tra gli alberi e l'ammontare di CO2 che c'è nell'atmosfera e quindi l'effetto serra, era troppo complicato da farsi in maniera semplificata. E quindi siamo andati, diciamo, passo passo con la tecnologia, fin quando non siamo arrivati ad avere finalmente, alla fine degli anni 80, il cosiddetto panel per l'IPCC, adesso non mi viene come si traduce panel in italiano, comunque il consesso di stati e scienziati che cominciavano a parlare, a parlarsi di come fare a reagire, come fare a pensare a un mondo diverso rispetto a quello che si prefigurava. Essenzialmente questo è stato uno dei grandi successi della scienza. Cioè la scienza del clima è arrivata a un punto che riesce a parlare con i politici. Guardate che non è semplice, perché molte volte noi siamo siamo un po' infastiditi dal fatto di dare delle risposte molto pratiche, di dover tirare conclusioni da esperimenti teorici. E questo è stato uno dei grandi balzi in avanti che ha fatto la nostra società. Questo tema della politica e della scienza è interessante. Siamo adesso in una regione che ha fatto un investimento straordinario, no? Il Tecnopolo, portando qua il Centro Europeo per il Clima, perché sì, gli inglesi hanno fatto le loro scelte politiche, però qua la regione Emilia-Romagna, il governo, Draghi è venuto qua e ha detto: qua abbiamo questo super computer da 240 milioni di euro, capito che costa più o meno? Un pezzettino solo, però sarà il quinto più potente computer al mondo. Quindi c'è stata una visione politica che ha fatto del cambiamento climatico, dei dati, della capacità di calcolo, una strategia anche di tipo competitivo rispetto alle altre economie su cui noi competiamo, come Emilia Romagna, come Italia, come Europa, competiamo con i cinesi, gli Stati Uniti. Insomma, Bonaccini dice sempre che praticamente non sono più due, ma siamo anche una terza potenza di calcolo. Quanto misurano questi dati? Quanto sono grandi questi dati che questo computer potrà gestire? Cioè capire i dati della Terra, quanti sono? Diciamo che c'è bisogno, intanto quelli che un modello normalmente produce, se uno fa una simulazione di 200 anni della Terra, perché così noi facciamo, iniziamo nel 1850, diciamo così era la Terra nel 1850, che lo sappiamo sì e no, e arriviamo nel 2100 o 2200 anche. Quindi per fare queste simulazioni parliamo di milioni di numeri che devono stare da qualche parte. Allora c'è il problema dell'archiviazione di questi dati, che è un problema, ma il problema veramente grande è l'accesso a questi dati. Cioè, dopo che uno li ha prodotti, bisogna che li scopra questi dati. Cioè scopra cosa c'è dentro questa grande simulazione del clima. E qua, ecco, stiamo cercando di fare il salto di qualità. Stiamo cercando di avere finalmente la possibilità di accedere a queste informazioni in maniera veloce, naturalmente, perché vogliamo anche comprenderle meglio, e usarle per fare degli scenari di adattamento, di mitigazione, che possono avere una base scientifica. Ecco, noi
siamo arrivati a un punto in cui potremmo, se queste risorse, se questi metodi computazionali diventassero sempre più raffinati e sempre più adatti, potremmo riuscire a basare delle scelte politiche in parte, perché le scelte politiche sono anche più complesse, diciamo, non prendono solo in considerazione la scienza, però potremmo dare dei dati molto scientifici che parzialmente potrebbero aiutare a prendere le scelte, fare delle scelte. Ad esempio, ho fatto recentemente una cosa che mi ha dato molta soddisfazione. Adesso si usa molto dire che per reagire al cambiamento, per mitigare il cambiamento climatico e per adattarsi anche da un certo punto di vista, si dovrebbero usare delle soluzioni naturali. Allora, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, voi sapete che nel futuro il livello del mare crescerà. Se cresce, le inondazioni diventeranno più frequenti e perderemo purtroppo vite e, diciamo, tutte le nostre risorse che stanno sulla costa. Quindi danneggeremo anche gli ecosistemi, perderemo gli habitat. Quindi, insomma, c'è un... Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esperimento, ecco, così si usa il computer. Abbiamo fatto un esperimento concettuale col computer, nel quale abbiamo detto, noi sappiamo che crescerà il livello del mare, che ci saranno più inondazioni. Proviamo a mettere le alghe bentiche, la posidonia, del fondo, quelle che una volta c'erano lungo le nostre spiagge e che adesso non ci sono più per tante ragioni, diciamo, tra le quali anche quelle del cambiamento climatico, ma non solo, inquinamento, uso, pesca, eccetera. Però queste praterie sono delle praterie di piante che, a parte la bellezza, eccetera, però cosa fanno? Voi capite? Sono rugose. Quando l'onda arriva, l'onda dovrebbe perdere la sua energia, dissipare la sua energia, arrivando su questo tappeto come un prato. Benissimo. Allora abbiamo provato. La cosa meravigliosa è che è vero che le praterie di posidonia, oppure avevamo altre specie per la zona della costa emiliano-romagnola, specie naturali che crescevano prima, è vero che riducono, ma non solo, lo riducono se le piante sono messe in questa maniera, non come una piattoria uniforme, una prateria uniforme, ma a chiazze, come naturalmente erano. Abbiamo anche studiato perché. Quindi, vediamo proprio adesso abbiamo un risultato che dice: se volete ridurre l'inondazione, l'erosione costiera, potete usare queste praterie, ma le dovete fare in maniera naturale, cioè come erano originalmente, per riuscire veramente ad avere. Questo è un risultato che vi dico, non è, sembra semplice, dice, certo, erano così in natura, dovevano anche essere lì in quella maniera per qualche ragione. Ecco, la ragione era che potevano sopravvivere in quella maniera meglio, ma anche limitavano l'erosione costiera. E quindi, cioè, siamo arrivati al punto, volevo dire, questi computer, e ci abbiamo fatto 200 anni di simulazione, dal tempo presente al tempo futuro, e abbiamo visto che queste soluzioni esistono, sono soluzioni naturali e che questi strumenti digitali ci aiuteranno molto nel futuro a capire che cosa fare. Quindi, il futuro. Faccio l'ultima domanda, poi lascio spazio agli altri. Nadia è nel board, puoi dirmi tu il ruolo, perché io faccio fatica, però, di questa grande iniziativa, si chiama Ocean Decade, fondamentalmente la prossimi 10 anni
di ricerca, di azioni, di impatti che la scienza vorrebbe dire e capire, conoscere, modellizzare di quello che succederà negli oceani. Raccontaci un po' come questa società futura, particolare nella scienza, sta approcciando questo futuro dell'oceano nei prossimi 10 anni, perché è un'iniziativa dell'ONU, quindi è mondiale, tutti ci sono dentro dell'ONU, e quindi è una mission proprio che ha dato l'ONU a un board di esperti, tra cui Nadia, proprio per capire i prossimi 10 anni cosa facciamo noi scienziati, dove vogliamo, dove l'ONU ci chiede di andare. Raccontaci un po' di questo futuro. Ecco, il futuro, e così ritorno un po' indietro anche alla domanda che non hanno risposto proprio bene, il futuro di tutto l'oceano deve essere sempre più digitale, quindi dobbiamo sempre più rappresentare tutto, dalla biologia, la chimica, alla fisica dell'oceano, in maniera integrata, in un sistema, non un sistema digitale. Questa è la grande sfida. Per l'oceano non è semplice, perché non conosciamo bene i fondi abissali dell'oceano, non conosciamo, ad esempio, non conosciamo come si scioglie il ghiaccio esattamente alle coste, è abbastanza difficile saperlo, però dobbiamo, ci siamo posti il goal di arrivare ad avere una rappresentazione il più realistica possibile dell'oceano in un computer di nuovo digitale. Quindi il nostro perché in realtà quello che manca per essere più precisi nelle previsioni del clima è proprio l'oceano, è la parte più debole della costruzione matematica del sistema tra atmosfera, oceano, fiumi, terra, vegetazione terrestre, vegetazione marina. E la parte più debole è l'oceano, in realtà. Non comunica coi fiumi. Se voi andate a vedere i dettagli nei modelli che adesso usiamo per fare le previsioni, i fiumi non arrivano bene al mare. E com'è possibile? È chiaro che c'è un impatto enorme del cambiamento climatico tramite i fiumi in mare, e in particolare i fiumi non scaricheranno più tanto, perché ci sarà meno precipitazione qui da noi, naturalmente sto parlando. Quindi abbiamo deciso di fare questo. L'altra cosa è che ci siamo concentrati sulle coste, perché le coste sono un punto ancora più complesso, dove le azioni umane sono ancora più impattanti a livello locale, ma che tramite questo fluido che è l'oceano, che connette posti remoti, le conseguenze arrivano ovunque e magari nel tempo si integrano e arrivano molto lontano e danno un segnale, diciamo, climatico. Quindi questo è si chiama la decade degli oceani, per la scienza degli oceani, in supporto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, naturalmente. Quindi vogliamo creare un oceano digitale, completamente digitale, al quale possiamo fare domande, come ho fatto la domanda prima sulle batterie sottomarine, fare domande del tipo: se la precipitazione diminuisce e i fiumi non scaricano più tanto il mare, che cosa succede al mare? Che cosa succede agli habitat? Quali sono le nuove specie che riescono ad emergere perché si cambia la salinità? Perché diciamo, in generale le correnti sono diverse. Quindi queste sono le parole d'ordine. E lo vogliamo fare in 10 anni, perché dobbiamo anche andare a misurare, giustamente, vogliamo verificare i nostri modelli con i dati che si possono prendere e che sono in queste grandi reti di monitoraggio.
Quindi direi che è siamo arrivati al punto in cui la tecnologia diciamo computazionale ci aiuta a risolvere i problemi e quindi è una grande opportunità e l'Emilia Romagna, come tu dicevi, Bologna, la regione prima e poi Bologna ha veramente preso la sfida per arrivare a questo. Ci saranno due grosse iniziative, una dell'Università delle Nazioni Unite che si concentrerà su risorse computazionali e big data. Questa è un'iniziativa che è stata iniziata dal nostro ex rettore Ubertini, e l'altra è un centro sulla capacità di reazione della costa, quindi della resilienza, e che ho cercato di portare qua proprio come simbolo della Deca degli Oceani. Si formerà al Tecnopolo e poi sapete anche che avremo a Bologna anche il Servizio Meteorologico Nazionale. Questa è stata una grande cosa, perché noi avevamo l'aeronautica che forniva il servizio delle previsioni del tempo, oltre alla nostra Agenzia Regionale Protezione Ambiente, che faceva altre previsioni, sempre più a scala piccola. Ma il nostro servizio nazionale era quello dell'aeronautica. Dalla Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è rimasto quello. Adesso finalmente tutte le agenzie che si occupavano di protezione ambientale regionali sono messe assieme al servizio meteorologico, ha fatto una nuova agenzia che avrà la sede nazionale a Bologna. Quindi ci sono tantissime cose. Bologna sicuramente diventerà un centro per l'ambiente e il big data molto prominente, ecco, anche in Europa, devo dire, grazie a questi investimenti che sono stati fatti. All'università stiamo facendo dei nuovi corsi, tutti indirizzati alle scienze del clima. Mi sembra che dal punto di vista diciamo, dell'accademia e degli investimenti della regione ci sia stata molta visione del futuro. Io credo che in questo mondo dove dovremo vivere con i robot, avere tutto digitalizzato eccetera, forse avremo delle opportunità nuove. Io sono molto fiduciosa che in realtà il futuro sarà positivo, e perché ci porterà a conoscere molto meglio come interagire con l'ambiente, con questi mondi virtuali dove potremo finalmente sperimentare qual è la soluzione. Quindi, bene. Penso che lei sia stata veramente molto chiara. Io mi ricordo quando abbiamo fatto l'intervista che ci sono stati due aspetti che mi hanno colpita particolarmente, quella sugli oceani e la sua. Però stavo pensando a quando abbiamo parlato un po' del lavoro del futuro e c'è una cosa che mi ha colpito, ed è stato il fatto che lei ha detto che al giorno d'oggi, come lavoriamo noi nella maniera classica, tutte noi persone che ci svegliamo la mattina, andiamo sul luogo di lavoro, spendiamo le nostre 8 ore magari intervallate dalla pausa pranzo, non abbiamo mai in realtà il tempo concreto da dedicare all'ambiente che ci circonda, che poi è quello dove viviamo e che lasceremo ai nostri figli o comunque alle generazioni future. E lei ha trattato l'argomento del fatto che in realtà con la meccanizzazione, con tutta la nascita dei robot che sostituiranno, tra virgolette, il lavoro dell'uomo, un po' la paura di chi dice oddio, non potrò più fare il lavoro di prima perché il robot farà il lavoro che faccio io, e lei mi ha corretto dicendo in realtà l'uomo sarà impiegato nella natura, cioè comunque si occuperà dell'ambiente e potrebbero nascere ruoli o comunque lavori diversi e più integranti per l'uomo anche in correlazione con l'ambiente. E secondo me questo è veramente molto bello, però
concretamente, cioè come si può arrivare? È il grande nuovo che discutiamo sempre. Ci sono ormai vari testi che dicono, perché il mondo del lavoro è un po' vede la robotica, la meccanizzazione come un problema, perché potrebbe togliere posti di lavoro. Contemporaneamente però bisogna pensare che posti di lavoro. Ci sono parecchi nuovi libri che ci parlano del ci fanno riflettere sul fatto che lavorare a una catena di montaggio, e poi lo sappiamo da tanto tempo, non sia proprio un lavoro da umani. Infatti, se andate a vedere le nuove, i nuovi siti della BMW e di altre, sono completamente meccanizzati, vedete questi bracci che si muovono, perfetto, sembra perfetto. Un uomo, vicino c'è l'immagine dell'uomo che passa queste lastre sotto delle enormi presse, con le mani che passano vicino a queste presse, dopo 3 ore, chiaramente un problema. Questo non è il modo, non è il nostro, non dovrebbe essere il modo di lavoro del futuro. Allora, facciamo fare alle macchine questo lavoro che non è umano, e noi dobbiamo naturalmente dedicarci alla conoscenza e dedicarci all'ambiente. Se possibile, questo sarà possibile solo se la politica concepisce questo disegno. Cioè, noi possiamo, guarda, ti posso dare i numeri, ti posso dire che sarebbe vantaggioso dal punto di vista economico, perché ormai la produzione è andata a costo zero, non costa più niente produrre. Si dice sempre il cibo non costa niente, cioè i poveri agricoltori nella produzione ricevono niente per produrre quello che producono, non ricevono niente, perché è vero, la produzione è ormai costo zero. Allora, quel costo che prima era nella produzione, perché non viene dato per fare lavoro utile, per mantenere l'ambiente, per renderlo? Allora, io la chiamo una grande utopia, però è possibile. Perché? Ti ho detto anche quando ci siamo parlati, perché a un certo punto qualcuno dovrà compensare. Cioè, questo sistema nostro si basa sul fatto che produciamo, la gente compra e c'è tutta una macchina complessa, no? Si chiamava capitalismo, però adesso ha anche tanti altri nomi. Comunque si chiama così, e vuol dire che uno produce e qualcuno deve comprare. Non parliamo se è fatto giusto o cattivo, deve comprare, dopodiché la persona ha il suo bisogno soddisfatto, anche quello che vende, e così la macchina funziona. Se le macchine prendono il posto degli uomini in tutte queste rappresentazioni, questa macchina si inceppa. E non è possibile, giusto? Non è una questione di utopia questo non è possibile. Cioè, non è possibile. Allora cosa succede? Se la politica capisce che si può parlare di ridistribuzione di questo surplus, che ormai non si spende più per produrre, di questo surplus per lavori utili alla società, è andata, ce l'abbiamo fatta. E io penso che veramente ci siamo vicini, ormai ci siamo vicini a questo concetto, abbiamo fatto alcuni esperimenti, lo sappiamo, insomma, ci sono stati esperimenti in questa società già per questo, ma anche in altre parti. Stiamo cercando di trovare come farlo questo, ma è una grande sfida, e questo è stato indotto dalla meccanizzazione e anche dal fatto che c'è questa emergenza del clima che non ci permette più di non pensare a
quello che facciamo, l'ambiente. Infatti, in relazione a questo io ho fatto una riflessione pensando che comunque se saremo noi giovani di adesso a far parte della società del futuro in maniera più completa anche sotto questi punti di vista lavorativo, socioculturale e tutto il resto, mi chiedo come mai al giorno d'oggi sia naturale, normale ed educato salutare qualcuno, ma per i giovani anche vedere per strada qualche volta naturale e normale buttare per terra un bottiglia di plastica o un mozzicone di una sigaretta, cosa che secondo me è estremamente sbagliata, perché dovrebbe esserci una cultura, un insegnamento già dalla base, proprio dai primordi, e sulla sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Io mi chiedo un po' le scuole magari, no? Cosa potrebbero fare, o in generale noi giovani, comunque vedo che stasera anche ci sono un po' di miei coetanei, quindi cioè, un po' per prevenire, ecco, che non fa mai male ripeterlo. È importantissimo, io lavoro molto adesso con le scuole elementari e vado a Loiano, ho un corso che si chiama Il mare a Loiano. Poi per la sincerità che hanno anche i bambini, una volta quando abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, loro veramente sono i primi a correggere. È la più grande soddisfazione, perché tutti gli anni chiediamo loro di fare il disegno di quello che hanno imparato da Nadia. Okay. Sempre fanno delle cose interessantissime. Fanno sempre, hanno preso quella cosa che io ho cercato di spiegare, eccetera, e l'hanno messa grande in un enorme disegno. A un certo punto ho spiegato i vortici che ci sono nell'oceano, eccetera. Un bambino mi ha fatto tutto questo bellissimo disegno pieno di vortici blu di varie dimensioni. Perfetto. Aveva capito perfettamente che l'oceano e l'atmosfera sono fluidi turbolenti. Ho cercato di spiegare loro questo e loro sono subito, immediatamente, hanno percepito la cosa. E guarda, è come fare educazione civica, cioè noi dobbiamo riprendere a fare educazione civica per insegnare che buttare una bottiglia di plastica è veramente dannoso, che quel piccolo gesto può risparmiare tanto al nostro pianeta, ma bisogna dirlo così, cioè non, e poi bisogna sì, parlare, insegnare a tutti i livelli. Io anche ho capito una cosa, facendo in questi 4-5 anni il mio corso Il mare a Loiano, che anche c'è una grande volontà da parte degli insegnanti di cambiare, quindi bisognerebbe anche insegnare agli insegnanti, perché sono loro che poi trasmettono. Perché loro sono stati educati nella maniera classica, diciamo, dove di ambiente non se ne parla, non si parlava molto. Quindi c'è un modo di dire in inglese, train the teacher. Prima si deve anche cercare di educare l'insegnante e quindi fare corsi di aggiornamento. Questo è l'esempio della nostra regione, è molto avanzata, ma ancora non tanto sull'ambiente. Quindi bisogna farne di più. Quindi da qui, ecco, forse questo è la cosa più importante adesso. Insegnare agli insegnanti il più possibile. E una lezione a catena. Che funzioni. Esatto, e dopo sarà una lezione a catena. Certo. Bene, apriamo, ecco qua subito una domanda. Tornando agli oceani, ma loro sono anche dei regolatori della CO2. Gli oceani. Si sa, sì, gli oceani. Quanto? E quindi esatto, quanto, e se continueranno anche in futuro ad assorbire CO2. Allora, sì, hanno la stessa potenza di assorbimento delle foreste. Quindi le foreste e gli oceani tirano
praticamente riescano a sottrarre un 60%, 30% degli oceani, 30% le foreste, della CO2 che noi emettiamo, più o meno. Bisognerebbe essere più precisi, perché poi bisogna vedere se uno calcola su una montagna di tempo, oppure comunque più o meno. Così, per quello la grande sfida è anche rimettere a posto le nostre foreste, i nostri alberi, perché quelli ci aiutano anche molto, però ci aiuta molto di più l'oceano, perché l'oceano è il 70% della superficie terrestre. E chi è che fa questo lavoro? Sono le alghe nell'acqua che assorbono, la CO2 viene assorbita per un processo di trasferimento tra l'aria e l'acqua, che è piuttosto fisico come processo. Dipende dalla pressione relativa del gas rispetto al gas che sta nell'acqua. Quindi il gas si scioglie nell'acqua, e a quel punto è CO2 nell'acqua che viene usata, abbiamo la base inesperta qui, Laurita, che viene usata per la sintesi clorofiliana. Quindi più, diciamo, il sistema è capace di avere la giusta, diciamo, il giusto ammontare di biomassa nell'oceano, più riuscirà a fare, ad avere questo assorbimento. Il brutto è l'effetto collaterale, il danno è l'effetto collaterale, perché mentre le piante prendono CO2 e sostanzialmente producono ossigeno utilizzando appunto fondamentalmente la loro capacità, no, di produrre ossigeno, la CO2 quando viene sequestrata dall'oceano acidifica gli oceani, quindi li fa diventare, c'è una pH, un'acidità che è leggermente basica, no? un po' più del neutro. Il problema è che acidificando gli oceani ci sono tanti organismi marini che usano la CO2 per fare una reazione di sintesi del carbonato di calcio, cioè le conchiglie, delle cozze, delle bombole, i coralli, le barriere coralline, tutte queste, che sposta troppa acidità, sposta l'equilibrio chimico verso lo scioglimento di questo CaCO3. Non riescono più a produrre le loro bilirubine, e quindi la troppa CO2 nell'atmosfera, troppa CO2 nell'oceano, troppa acidità e le barriere coralline che muoiono. La grande barriera coralline è uno degli ecosistemi più a rischio dell'acidificazione degli oceani, cioè del riscaldamento globale. Sì. Cioè, quindi non possiamo usare l'oceano come mitigatore senza danni ulteriori. Certo è che quando funziona sottrae. Il problema è veramente togliere la CO2 dall'atmosfera. Non immetterne più e fino al punto di pensare di toglierne, perché è talmente tanta la CO2, noi siamo a 414 parti per milione adesso, misurate dalle Hawaii, dal monte dove si misura da ormai 60 anni, perché poi ci sono questi grandi scienziati che pensano: io mi metto qua e misuro la CO2. Nel 1958 iniziò questo professore americano a mettere questa stazione di misura della CO2 in una delle tre isole degli Hawaii. Perché la mise lì? Interessante. Perché la mise lontano dalle grosse sorgenti di CO2, cercando proprio di trovare quella che era l'equilibrio nell'atmosfera del gas. Per cui noi dal 1950, grazie a questa persona, si chiama la curva di Keeling, è famosissima, abbiamo questa crescita esponenziale, se uno la vede è proprio esponenziale, della CO2. 414 parti per milione di CO2 non sono mai state raggiunte nei passati 800.000 anni. Adesso prima, sì, perché la nostra Terra è 4 miliardi e mezzo, quindi
ci sono stati dei periodi con CO2 anche maggiore, ma 800, per 800.000 anni non è mai stato raggiunto questo. Poi gli altri 800.000 anni sono stati misurati in altra maniera, naturalmente con delle carote di ghiaccio e di seguito, quindi, però sono meno precisi, ma non c'è un errore che ci possa mettere in dubbio che sia mai stato raggiunto questa CO2. Quindi, volevo chiedere, secondo lei, i risultati del COP26 di Glasgow rispetto agli argomenti che ci ha indicato questa sera, come li giudica? Soddisfacenti, un inizio o assolutamente un bla bla? Non sono un bla bla, assolutamente no. Sono un piccolo passo, poteva essere molto più lungo il passo, poteva essere molto più lungo. E me le sono anche scritte, che vado a prendere, perché non volevo dirlo proprio questo, perché per dimostrare che è stato un passo in avanti, vabbè, alcuni dicono addirittura notevoli, ma non io metterei notevole. Allora, il primo risultato è stato che i paesi sono impegnati ad accelerare i piani di decarbonizzazione e non più a dicendo che le faranno per il 2030, ma per l'anno prossimo. Questo è naturalmente è abbastanza duretta come cosa. Tutti però, tranne l'India, però. Tranne l'India e la Cina che si appoggiavano. Che da soli fanno 3 miliardi di questo. Quindi però ci sono stati parecchi paesi che hanno detto, e mi colgo l'occasione di dire che tutta la parte industriale sta già facendo la decarbonizzazione. Tutta la parte industriale, l'Emilia Romagna è una delle migliori. Tutte le industrie, in un modo o nell'altro, tra il riciclo e fanno tutte decarbonizzazione. Perché per l'industria è una sorgente di innovazione questa. Quindi i paesi, dunque, ecco, poi c'è stato aumentato, molto importante, il finanziamento all'adattamento dei paesi di sviluppo, perché c'è sempre la questione che noi abbiamo inquinato. E gli altri che stanno uscendo da una fase, diciamo, preliminare, ecco, questa non equità, questa disuguaglianza tremenda crea un attrito quando ci sono queste discussioni, che è tremendo. Per cui, non solo, poi c'è anche l'altra cosa che è venuta fuori, diciamo, nei passati 2 anni. E mentre l'America ha fatto la sua colonizzazione tecnologica molto presto, cioè già negli anni 50-60, quindi andava e esportava tutta la sua tecnologia, naturalmente non era certamente a basso contenuto di carbonio, però al tempo non se ne parlava, diciamo, però esportava la sua tecnologia. Adesso è la Cina che esporta la tecnologia. E quindi quando parliamo dei paesi in via di sviluppo, dove va ad esportarlo? Nei paesi in via di sviluppo. La Cina ha praticamente colonizzato l'Africa. Quindi quando parliamo dei paesi in via di sviluppo e di dare loro un aiuto all'adattamento, stiamo praticamente dicendo che stiamo cercando di mettere un argine, porre argine a questa seconda colonizzazione, che non è quella degli Stati Uniti, ma è quella della Cina, che ha dei problemi. Per cui cioè, per noi è un fatto fondamentale, in generale, per questioni di etica, naturalmente, noi dovremmo cercare di fare un mondo con meno disuguaglianza, quindi
è un concetto importante. Poi, quindi sono stati aumentati i fondi da dare ai paesi di sviluppo, che è una cosa importante. Ecco, ecco, sono state approvate delle regole che però non so, onestamente io ho avuto una marca, delle regole per creare un mercato globale del carbonio, che è uno dei fallimenti di precedente, del Kyoto Protocol che c'era prima, dove si vendevano praticamente le quote di carbonio che uno immetteva a paesi che non emettevano altrettanto, c'era tutto sbagliato. Adesso hanno trovato un modo migliore di questo, di fare questo, però non so questo, ed è un passo anche questo. E poi allora hanno messo, hanno scritto di ridurre l'emissione globale di gas serra a un 45, al 45% rispetto adesso, ad ora, entro il 2030. Quindi in realtà sono state riconosciute questi target. Naturalmente non saranno tutte ottenibili come, però sono state scritte. E guardate che ci manca poco, dopo che si scrivono queste cose qui in politica, poi che le cose avvengano. Quindi io penso, come dicono, non un trionfo, ma nemmeno un disastro. Quindi insomma, l'accordo di Parigi è stato fondamentale perché ha tolto i legacci, ha lasciato che ogni paese trovasse il suo equilibrio e sulla base però di un generale accordo. E penso che, devo dire che io vengo vissuto sempre, in tutti questi anni, purtroppo, visto che ho 65 anni, facevo il dottorato negli anni 80, dove si dubitava di tutto, vi posso assicurare, si dubitava che ci fosse riscaldamento completamente, ma negli ambienti accademici se ne parlava, non si dice. Quindi, avendo visto questo sviluppo e potendo adesso vedere queste decisioni prese, io penso che sia, che siamo sulla strada giusta, che si sia sulla strada giusta. Ma c'è un modulo di controllo e delle sanzioni per chi non rispetta, chi ha firmato? Dunque, no. Non siamo ancora a quel livello. Non siamo ancora lì. Ci arriva. Capisco che è proprio per questo sono convinto del bicchiere mezzo vuoto più che mezzo pieno, diciamo. E anche io volevo ragionare di questo, perché sto leggendo questi commenti che avevo dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile su Kyoto, no? Sulla COP26, e c'è un dato, due dati, cioè. Uno è quello che lei diceva prima, giustamente, dobbiamo essere, parlare del Covid, cioè in questo caso dobbiamo essere preparati, ecco, mi pare che il divario tra essere preparati, quello che capita e quello che si è deciso, capisco la complessità, però i rischi sono molti. E poi invece volevo venire a un tema che è quello suo, perché in qualche modo il punto di debolezza che finora hanno trovato è che si è ragionato ovviamente della riduzione delle emissioni, ma c'è poca attenzione sul tema, come dire, dei pozzi di assorbimento della CO2, nel senso che i tre grandi pozzi, vale a dire oceani, suolo e foreste, sono tutti in grandi difficoltà, e se quelli diminuiscono la loro forza di assorbimento aumenta tutti i pericoli. E ora su questo la domanda è sulle isole di plastica, che sono un problema che, secondo io, casualmente, per una serie di rapporti miei professionali, sono in contatto con questo gruppo che ha messo a punto questo progetto della cronica EDIPO, che vuol dire eliminazione delle isole plastico oceaniche. Tra l'altro ci sono una serie anche di scienziati italiani che ci stanno lavorando, mi hanno coinvolto perché un amico mi ha chiesto di organizzare alcuni incontri. E vedo la fatica, allora il tema delle isole oceaniche di plastica è una roba di una dimensione enorme che ogni anno aumenta
e quindi do per scontato che quello sia un elemento che riduce poi la capacità, immagino, degli oceani di assorbire la CO2. Contemporaneamente c'è una potenzialità enorme in questo materiale che può diventare utile per tanti ragionamenti di materiali e anche di energie. Ora, vedo che su queste cose però non se ne parla, nel senso che sono abbastanza marginali, mentre invece sono terreni su cui bisogna un po' buttare dei soldi. Sì, sì, ah, mi trovo perfettamente d'accordo, si può immaginare, ma tutte le isole che vedo tutti i giorni simulate dai nostri computer che ci fanno vedere dove vanno a finire. Fatto danno una dimensione grande ormai come dei continenti. Eh sì, perché quelle si accumulano nei centri di queste grandi circolazioni oceaniche dove c'è convergenza, e si accumulano, stanno nel Pacifico, in questa regione si chiamano i giri subtropicali, nel Pacifico Nord, Sud, Atlantico. In Atlantico un po' meno perché le dinamiche delle correnti. Allora, passiamo però al punto molto importante che lei faceva. Allora, la plastica è uno degli inquinanti peggiori, forse, se possiamo pensare, per l'ambiente marino, perché c'è tutta la parte di, adesso non dico la flora, ma parliamo della fauna marina, che è assolutamente, diciamo, esposta a questo. Quindi questo è cibo per gli umani, è la stessa catena trofica che propaga e c'è veramente molto, cioè è una problematica molto attuale e che si ha un po' paura a dire perché naturalmente noi sappiamo quanto è importante il pesce per la nostra nutrizione. Però bisogna capire che bisognerà cercare di usare specie non molto grandi, oppure cioè, che poi hanno una controindicazione, perché naturalmente vuol dire che sono uno stadio di sviluppo non ancora maturo magari, quindi cambiano tutta la, la catena trofica, l'equilibrio. Allora, la plastica ha un altro effetto terribile. Sulla plastica si vanno a localizzare delle colonie batteriche che sono particolarmente nocive. Non si capisce ancora bene esattamente quanto, a che cosa, eccetera. Però si formano delle colonie batteriche completamente anomale, diciamo, per un ambiente marino. E quindi questo è già un problema che viene studiato e che dà diciamo, grosse perplessità. Volevo rispondere, diciamo, in maniera... Allora, il problema della plastica è un problema, ancora una volta, di proibire il, diciamo, lo scarto della plastica e invece il riuso della plastica deve essere naturalmente fortemente supportato. L'ultima cosa che volevo dire è questa: sareste contenti di vedere che a Dubai il padiglione dell'Italia è un padiglione marino ed è stato fatto con due scafi di navi rivoltati dove ci sono corde fatte dalla plastica riciclata. Tutte le corde del padiglione italiano sono da plastica riciclata. Quindi adesso non voglio dire che si possa fare solo la plastica riciclata con le corde per le navi, eccetera, però è già un'idea che gli artisti mettono in campo. In realtà c'è una grande voglia di fare questo, ma la dimensione del problema è enorme, perché non so, cioè è quasi impossibile andare a cercare le isole di plastica nel mare. Cioè,
noi non ci rendiamo conto di quanto vasto è il mare è vastissimo, il mare, l'oceano, è veramente difficile, ci sono state parecchie iniziative internazionali che hanno cercato di andare a raccogliere la plastica negli oceani, hanno fallito e tra l'altro non sono sicura che siano così efficienti da togliere la plastica. Io direi innanzitutto che sarebbe meglio che ci preoccupassimo di non metterla più in mare. Quindi i rifiuti non si possono lasciare sulle spiagge, mai, perché le mareggiate... c'è un grosso movimento in India, fortunatamente. Non so se avete mai visto le spiagge dell'India, sono terribili, sommerse dai rifiuti, questi vanno tutti in mare, grandi città con tutti i rifiuti sulle spiagge, ecco lì si stanno formando tantissime ONG, e parecchie hanno già pulito completamente le spiagge da queste plastiche. E bisogna continuare a fare questo e noi anche dobbiamo farlo, perché la nostra plastica è tutta sotto. Io con i bambini di Loiano sono andata a Arena e era d'inverno, i bambini naturalmente in spiaggia sono andati, hanno cominciato a tirare su dei sacchetti che erano sotto la sabbia, perché durante l'inverno con le mareggiate eccetera si rimescola. E quindi a un certo punto la plastica va a finire sotto. Allora una bambina è arrivata da me con un sacchetto, perché io ero andata a raccogliere la plastica con loro. Allora ero a raccogliere la plastica e è arrivata, come dice, ah maestra, è arrivata con... quindi anche noi dobbiamo pulire un bel po'. Essere San Pietro avevamo la soluzione, non ci hanno fregato. Avevamo la plastica verde, la bioplastica, questa famosa azienda qua vicino, no? Che mi ha creduto in tanto, soprattutto quelli che ci hanno messo i soldi, che hanno messo i soldi in questa cosa. Diciamo che c'era anche una cosa in più, l'accordo con Era per usare la migliore solo, ma ne aveva vendute tante questa azienda e purtroppo è stata gestita male questa idea, che però posso dire che dalle pubblicazioni scientifiche anch'io che ho visto e molti esperti, comunque sono polisaccaridi prodotti da un batterio che viene a produrre questa bioplastica che è biodegradabile, completamente biodegradabile, ovviamente dai batteri che la mangiano. Quindi la documentazione del brevetto scientifico e tecnologico era assolutamente, però il problema è che abbiamo avuto una gestione della società che è diventato un unicorno, cioè è passata da azioni da pochi euro nell'arco di qualche mese, è arrivata a decine di euro, quindi la famosa società unicorno che è stata quotata in borsa e poi l'hanno fatto crollare, ma insomma tutto un problema di finanza che ha messo in crisi un'idea rivoluzionaria. Comunque sono tutte cose connesse, molte di queste. È arrivato anche Antonio Navarra, che è il collega dell'Università Palazzo, siamo dello stesso dipartimento, lui è appunto è stato per tanti anni il National Contatto Nazionale presso l'IPCC. L'IPCC, tutti quanti. La vita. Non sono delle domande, ma volevo fare solo delle considerazioni. A parte che ovviamente non posso che essere assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, su questi sistemi così complessi, così difficili veramente, no? Complicati da studiare, e quindi anche metterci dei rimedi, perché magari pensi di fare bene, poi invece ti accorgi che non era il caso. E quindi, vabbè. E quindi mi volevo riallacciare al discorso dell'educazione civica che hai fatto all'inizio, perché di questo c'era un gran bisogno in tutti i campi. Quindi, perché credo che ai bambini, ai ragazzini, poi sperando che questi insegnino ai genitori, che sarebbe già una bella cosa, ognuno può fare qualcosa per sé, perché adesso hanno scoperto
l'importanza delle piante per la CO2, no? Che era scoperto dell'acqua calda, ma insomma comunque hanno scoperto questo. Magari finisce che piantano la vetta rossa in riva al mare e il pino da pinone lo mettono a cortina, perché purtroppo finisce anche così. Quindi ognuno nel suo piccolo può anche fare qualcosa, quindi in fondo può benissimo piantare delle piante nel suo giardinetto, guardandosi un po' attorno, vedendo il boschetto spontaneo, dice ma dà la stessa cosa. Poi volevo dire anche ai giovani che per questo, cioè, avete capito che l'ambiente è una cosa seria, cioè non basta, io credo che lo stare a casa da scuola il venerdì è importante, ha sensibilizzato la cosa, ma non basta, bisogna lavorare tanto, bisogna studiare tanto, cioè dopo alla fine si possono anche trovare posti di lavoro, ma certamente non facendo a meno di studiare. Quindi questo bisogna metterselo bene in testa, deve essere ben chiaro questo. Cioè, i braccianti agricoli che costeggiavano soprattutto dopo la guerra, ma no, anni 50, 40, 50, costeggiavano i trattori perché hanno portato via lavoro. Vabbè, i trattori hanno portato via a chi sbadilava. Ma quanti lavori poi sono stati creati dall'industria dei trattori? Quindi, cioè, però, bisogna prepararsi. Quindi è importante lo studio, il lavoro, l'applicazione e cominciare a pensare, sì, adesso il risultato non ce l'ho subito, perché purtroppo è così. Quindi la ricerca è un lavoro meraviglioso, ma se uno pensa di avere il risultato in tasca è meglio che cambi mestiere, giusto? Però bisogna lavorare molto, bisogna prepararsi. Soprattutto se la ricerca fosse pagata bene. In particolare in Italia. Diciamo che è una grande considerazione che normalmente facciamo. Grazie Laura, sono molto contentissima. Allora concludo io con una domanda a Nadia, che è una domanda che io mi faccio da molti anni. Il mare insegna tantissime cose, gli animali del mare insegnano a mio parere tantissime cose. Come sapete ci sono degli squali che sono nati degli individui, proprio degli animali. Uno squaletto che è nato prima di Leonardo da Vinci, prima di Michelangelo, ed è ancora vivo. Gli squali della Groenlandia è stato scoperto da alcuni anni che hanno dell'età che viaggiano attorno ai 700 anni, proprio un individuo, uno degli animali più longevi, questo squalo della Groenlandia, che forse stando al freddo non si deteriora. Però ci sono degli animali che il Nautilus, il famoso ispiratore di Jean Cousteau, no? Questo mollusco che è circa così da 200 milioni di anni, no? Non è mai cambiato, 200-250, e ha passato tante estinzioni di massa, tante estinzioni. Le estinzioni di massa sono delle catastrofi planetarie che hanno causato dei crolli della biodiversità. L'ultima estinzione di massa è quella determinata dall'uomo, l'antropocene, no? L'ultima grande estinzione di massa è quella che stiamo facendo noi. Il mare, secondo te, ci può dire quando si estinguerà l'uomo? Cioè, quali saranno le condizioni, nella tua idea, del mare, dell'oceano, per cui l'uomo, cioè parlando per esempio dell'erosione costale, delle inondazioni, sono effettivamente un problema. Pensate alla regione Emilia-Romagna, senza la battigia gli crolla mezza economia del turismo, cioè siamo tutti in povertà praticamente, no? Una cosa che tu dico adesso la banalizzo. Però quando è che l'uomo si estinguerà? Cioè il destino dell'uomo è strettamente legato al mare? Sì, assolutamente. Cioè, allora, noi sappiamo... Una domanda un po' basata, sì, però... No, ma... Per concludere, cioè, è filosofia bassa, sì. Io non ho fatto le ardini valeriani, non sono un filosofo. No, io penso che lo sia veramente, per tante ragioni. Intanto perché il clima della Terra è regolato anche dall'oceano in maniera fondamentale. L'abbiamo spiegato molto, però
si capisce cosa succede, la radiazione solare arriva, scalda l'oceano, che scalda l'atmosfera, che si mette in moto e che poi mette in moto l'oceano. Però il primo non è il sole che scalda l'atmosfera, è prima l'oceano che si scalda e a sua volta scalda l'atmosfera. Poi naturalmente c'è l'effetto serra e tutto quanto, però questo meccanismo che avviene tutto in contemporanea è un piuttosto fondamentale, per cui anche come bilancio energetico l'oceano ha un ruolo fondamentale. Allora, sulla Terra l'uomo ha modificato moltissimo della struttura dei continenti perché ha cambiato il suolo, ha messo le città, ha costruito, ma quindi ha cambiato sicuramente molto il suolo. Io credo nell'antropocene, cioè se vai a vedere, se vedi queste immagini dell'antropocene, sono impressionanti, cioè noi abbiamo avuto un impatto fortissimo sulla cosa, ma molto di più ancora penso che la nostra fine sarà decretata da quando interagiremo in maniera negativa di più di quello che facciamo ancora con gli animali marini, perché gli animali marini, perché allora oltre al cibo ovviamente come risorsa, che è una risorsa che per l'uomo moderno è fondamentale perché ha basse calorie, eccetera, fonte di proteine molto importante, eccetera, ma il discorso è che noi andremo ad occupare il mare, cioè andremo ad occupare, perché ci sono già molte isole che sono state costruite in mezzo all'acqua, andremo a togliere a molte specie il loro habitat. E a quel punto io non sono più sicura che la produttività sia automaticamente mantenuta a sufficienza. Non lo sono per niente. E guarda, non penso che noi dovremmo stare molto attenti adesso che si sta scongelando l'Artico, ad esempio. Si sta scongelando l'Artico e ormai abbiamo trasporti attraverso l'Artico. Cosa succede? Le balene cominciano ad avere problemi perché comincia ad esserci moltissimo rumore da questo trasporto che non c'è mai stato. Quindi c'è. Allora, se cominciamo ad andare a minare, già sulla Terra l'abbiamo fatto, abbiamo tolto gli elefanti, abbiamo tolto le tigri, tutti i grandi animali della Terra ormai. Quindi io credo che dovremmo pensare con questo oceano digitale veramente di capire che cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare, soprattutto nel mare. Sulla Terra l'abbiamo fatto e spero che ritorneremo un po' indietro dopo tutte le zanne che abbiamo tolto, tutti gli elefanti, queste cose terribili che abbiamo fatto, appunto le tigri che non ci sono più, i leoni che non ci sono più, cioè tutto il mare. Non lo sappiamo neanche. Non lo sappiamo bene e se lo facciamo creeremo dei grossissimi problemi. Abbiamo adesso il modo di fare le simulazioni, lo simuleremo e lo faremo vedere. È lì che sta il punto. I virus non sono veramente un problema. È l'uomo. E volevo usare questa immagine per incomiare Nadia. Io quest'anno sono andato un mese fa a Oslo e abbiamo fatto un meeting di progetto, abbiamo fatto la cena sulla barca, sulla nave di Nansen che è andato nell'Oceano Antartico. Sì.
E quindi io mi è venuto spontaneo paragonare Nadia per quello che ha dato la scienza, noi che la viviamo da più o meno 5 anni con Nadia, la vita forse anche di più, insomma, me la immagino proprio con questa sua barca di dati, no? Che viaggia nell'oceano, in questo oceano digitale, credo che lei verrà ricordata nel senso di persona che ha contribuito fondamentale, in modo fondamentale alla scienza del mare, alle scienze del mare, non solo in Italia, nel mondo. Grazie.